Per me Zelig è... Ma Zelig per me è un locale di cabaret. Cos'è lo Zelig? È quello che chiesi io l'estate del 1992 a Faso, il bassista degli Elio e le Storie Tese, quando, suonando insieme in un localino dell'Isola d'Elba, lui, dopo aver visto la mia performance, mi disse: sei bravo a fare cabaret, perché non vieni allo Zelig di Milano? E io due domande feci: che cos'è il cabaret e che cos'è lo Zelig? E Zelig per me è questo, il primo logo di Zelig, questo omino seduto con al posto della testa questo cabaret. È Pasquale che dice fate ridere, quello è Zelig. Poi Zelig è anche un bar, fanno panini, hanno la birra. E che panino c'è? E c'è il panino Ale Franz, che è il più buono in assoluto. Beh, per me Zelig è piadine buonissime. Per noi Zelig è... un camogli, per favore. Per noi Zelig è un camogli? No. Beh, allora è due camogli Zelig, scusa. Di Milano, che è il capoluogo della Lombardia. Per me Zelig significa ansia, paura, sì, proprio tanta paura. Per me Zelig è quello che mi ha spinto a imparare a scrivere invece di scaricarmi le battute da internet. Zelig è l'anno zero, c'è una comicità prima di Zelig e una dopo Zelig. Bella sta frase, vero? Io l'ho trovata su Google. Zelig, cosa si può dire? Zelig è un abito mentale, un modo di pensare, un modo di agire, di esistere, di muoversi, di diventare. Ed è anche, diciamolo, un sistema del materiale. No, ti posso dire? Frigo pieno. Che se non era per Zelig, questo io arrivavo a fine mese grazie ai City Angels. Oggi Zelig fa 30 anni. Auguri Zelig, 30 anni. 30 anni di Zelig, io ci lavoro fin dal primo anno, quindi 30 anni. Io avevo 39 anni, quindi pensate, a 9 anni ho iniziato a lavorare a Zelig, quindi lavoravo col permesso dei miei genitori. È un locale di cabaret situato in Viale Monza 140. Vicino più o meno a Piazzale Loreto. Allora, prima era la trasmissione televisiva, adesso è questo. Beh, è questo, ma tanto, tanto di più, molto di più. Zelig è importante perché ridere fa bene, lo dice anche spesso il mio guru di Fino Mornasco, quello da cui faccio tutto il corso di Ashtanga Yoga, e poi io quando rido becco abbastanza, perché ho una risata molto bella. Beh, Zelig è un posto frizzantino dove si sta bene bene. Per me Zelig è l'originale, tutte le altre sono cover. Beh, Zelig è amici, gli amici. È la mia fidanzata. Faccio poco sesso, ma tante risate. Per me è una famiglia rilassata, perché a casa c'ho tre figlie, quindi quando mi voglio rilassare, voglio ridere, voglio fare, vengo qui a Zelig. Ma significa... gioia, gioia proprio come neanche da bambini, significa divertimento e significa soprattutto tanti amici, perciò buon compleanno Zelig, sei giovane, c'è ancora tanto da fare. È tanta nostalgia, tanti ricordi, però è anche presente, è anche futuro, quindi Zelig è la nostra vita un po'. 30 anni, ancora 30 anni di questi giorni, auguri! Poi Zelig è diventata un po' la mia famiglia, Giancarlo, Gino e Michele per me sono genitore 1, genitore 2, genitore 3. Zelig per me è un locale che esiste da 30 anni, quindi dal 1986, io avevo 2 anni all'epoca, ma va bene, questo conta poco. Per me Zelig è un locale da cui sono stati tratti un programma e un noto film. Per me Zelig è meraviglioso! Zelig, cazzo ragazzi, Zelig è Zelig, ma che stiamo dicendo ragazzi? Bello, quindi Zelig, una giornata di sole, da Sergio Sgrilli tanti auguri a Zelig e anche a Bananas, perché Bananas e poi Zelig anche, quindi ciao!